Amareggiati per il risultato, ma felici per l'esperienza statunitense che li ha messi a confronto con oltre 400 studenti provenienti da diverse parti del mondo. I particolari dell'avventura al torneo di robotica spaziale che si è svolto a Boston sono stati illustrati questa mattina nel corso di un incontro che si è svolto presso l'Aula Magna dell'Istituto, dalla squadra composta da Davide Buffa, Bruno Palermo, Davide Vultaggio, Alessandro Rizzo, e Ivan Tusselli. Eh, noi abbiamo partecipato con tutto l'impegno che ci abbiamo messo e eh, logicamente appunto, il risultato non è stato dei migliori, però comunque è stata un'esperienza bellissima e eh, ne andiamo fieri comunque per il risultato ottenuto. Archiviata l'esperienza Stelle Strisce, l'Istituto si prepara ad affrontare un nuovo importante concorso che avrà come protagonista uno speciale robot umanoide. La gara è Now Challenge, che è praticamente una gara dove si utilizza un robot umanoide che è arrivato da qualche giorno qua a scuola. La gara praticamente consiste nell'inclusione sociale, cioè favorire chi, hanno, chi ha difficoltà a inserirsi nella società, ovviamente aiutandolo con segni, parole e eh, movimenti che possono essere di aiuto al ragazzo e far sì che impara o capisce come sia più facile inserirsi nel mondo della, della società. La gara sarà in due fasi, il 16 di marzo c'è una semifinale a Messina, superata quella semifinale sarà la finale il 13 di aprile a Roma. Sicuramente questi ragazzi però sono l'orgoglio di questi istituti. Eh certo, questo è anche molte volte uno stimolo per gli stessi docenti a, a impegnarsi più di quanto sia necessario, impegnare dei pomeriggi, anche se gratuiti, ma insomma è fatto sempre perché loro acquisiscono competenze sempre più grandi e quindi possono affacciarsi a un mondo lavoro con più competenza.